Proprio la tua sinistra. Stop. Ce ne sono ancora uno o no? Che dici? No, basta la cosa. Vabbè. Più bella la corsa, a meno che non abbia sbagliato la macchina. Appunto, è quello il pericolo, perché bisogna fare sempre due. Hai sbagliato la macchina? No, forse no, ma no, però aspetta, Totò, se non ti senti non importa. No. Com'è nato l'idea di impiegare Totò? Cioè, sotto quale angolazione ha visto Totò, che è stato Totò sfruttato da tanti film? Sì, l'ho preso per una ragione molto semplice, perché riuniva in sé, in maniera assolutamente armoniosa, indistinguibile, due momenti tipici dei personaggi delle favole, cioè l'assurdità, il clownesco e l'immensamente umano proprio come nelle favole della nonna, insomma. Dal suo punto di vista, come li vede questi personaggi del film, interpretati da lei? Beh, li vedo bene, insomma, poi lo dovrà dire il pubblico. No, ma se dovessi dare un giudizio, insomma, una spiegazione. Vedi, il film non l'ho visto. E quindi non posso giudicare. Quello che ho fatto quello che voleva lui, e quindi quando uscirà il film lo vedrò e le potrò dire qualche cosa. Va bene. E la trama, non me la domanda. Appunto, io volevo che mi dicesse qualcosa di questa. La trama. Sì. Figa? Sì. Via! Urla! Bella, bravissimi! Questa è stata proprio bella. 185 C seconda. È la felicità! Capisci che è la felicità! E ti pare niente a te. Torni a casa, tua madre è morta, torni a casa. Top! Passiamo, vedi. Quanto?